Voltiamo pagina, fonderie cooperative verso la chiusura, 25 lavoratori saranno trasferiti nel sito di Cento, a 40 km di distanza da Modena. I sindacati chiedono di attivare un servizio navetta, ma anche gli ammortizzatori sociali oggi hanno incontrato azienda e comune. Lorenzo Maini. Con la chiusura imminente delle fonderie cooperative di via Zarlati, la CGIL chiede che a pagare il conto più salato non siano i 25 soci lavoratori ancora in forze all'azienda. Il piano di dismissione li obbligherà infatti a una trasferta quotidiana a Cento, in provincia di Ferrara, a 40 km di distanza, per raggiungere il sito di sbavatura. La CGIL si è detta stanca del teatrino sulla data di spegnimento dei forni, che sia il 9 marzo o il 7 aprile, ha detto il referente FIOM Paolo Brini. La sostanza è che Modena ha perso un sito produttivo importante e non è riuscita a ricollocarla sul territorio. Per limitare ricadute sociali e ulteriori disagi ai lavoratori, CGIL, Comune e azienda si sono incontrati per valutare le possibili soluzioni. Le proposte sono quelle di attivare gli ammortizzatori sociali per favorire i prepensionamenti e di predisporre un servizio navetta con costi a carico dell'azienda tra Modena e Cento per non gravare ulteriormente sui lavoratori. L'accordo ancora non c'è stato, ma fatto sapere il sindacato, le parti si sono dette concordi per trovare una soluzione.